dipendenti di Camera e Senato sono sul piede di guerra perché gli hanno tagliato lo stipendio. Nonostante i tagli, gli stipendi però rimangono ancora alti. Lo stipendio di un consigliere passa da 358.000 euro a 240.000, quello di uno stenografo da 256.000 euro a 172.000, quello di un segretario da 156.000 euro a 115.000, quello di un commesso o un barbiere da 136.000 euro a 99.000. Fanno i dipendenti? Ricorso. Sembra che l'abbiano presentato in mille, praticamente quasi tutti. Ma quello che non tutti sanno è che i dipendenti della Camera sono stressati. Alcuni dipendenti hanno infatti scritto una lettera al segretario, pubblicata dal Fatto Quotidiano. Le recenti decisioni dell'ufficio di presidenza, si legge, in materia di retribuzione, stanno originando una serie di conseguenze. Molte persone contestano coloro che escono dai palazzi con espressioni minacciose. I dipendenti sono equiparati a ladri, servi e truffatori, anche da qualche onorevole della Repubblica. Senta, non è che lei mi ha dileggiato mai il dipendente della Camera? No, io no. Lei non li ha mai dileggiati, vero? Nella maniera più assoluta, anzi. Io credo me lo promette, lo giura. Guardi, può chiederlo. Il rischio stress, continua la lettera, dipende anche dalla stabilità della retribuzione. Tutta colpa dei giornalisti che, si legge, insidiano i colleghi all'ingresso e in uscita dei vari palazzi. Scusi, lei si sente minacciato? No. Scusi, ma chi vi minaccia? Ma la notte no. Lei c'ha proprio la faccia da stressato. Questo taglio agli stipendi non è andato tanto male però alla fine, no? Ma quanto mi è stressato? Ma la notte. 0 a 10. Uno che mi dice qualcosa sul taglio agli stipendi. Non è andata male però alla fine. Ma quanto siamo stressati per questo taglio agli stipendi. Sei stressato, eh? Si vede proprio, c'è la faccia. Lei è stressato dal taglio agli stipendi? Eh? No, no. C'è la faccia un po' stressata, per questo lo dico. Questi tagli agli stipendi dei dipendenti. E allora? Un dramma, vero? Ci credo di sì. Non è andata così male, un segretario prende ancora 113.000 euro e un commesso 100.000 euro. Siete molto stressati per quello che sta succedendo? Che fa? Mi dribbla? No, perché... Mi sta dribblando? No, no. Presidente, i dipendenti della Camera si dicono stressati, ma lei non ha niente da dire? Comunque, per il dipendente stressato c'è sempre il circolo Montecitorio, a cui possono accedere, oltre ai deputati e ai senatori, anche i 2.000 dipendenti. Con un poco di zucchero la pillola va giù. Sette campi da tennis. Va giù, pillola va giù. La piscina. Con di zucchero la pillola va giù. E la palestra. Tu brillerà di più. Com'è questo centro? Mi volevo iscrivere. Bellino. Poi c'è una bella piscina, non so se l'hai vista. E poi c'è anche il dessert, che si mangia freschi non altissimi. Però adesso ultimamente si sta fanno delle esperienze. Vabbè, che c'entra, quando c'è il capodanno, il carnevale, Halloween. Qualche festa, qualche festa, sì. Tornei, quelli di carte, tutto brillerà di più.